Buffo come abbiano costruito molto rapidamente queste stanze, ma non abbiano neanche cominciato le celle. Bentornati a Prison Architect. La situazione è ancora completamente incasinata, come al solito. E forse stiamo finalmente cominciando a costruire queste nuove aree. Si spera. Sento che c'è un po' di lavoro, molto fermento. Abbiamo preso nello scorso episodio molti operai in più. L'infermeria per qualche ragione rimane sempre vuota, nonostante ci siano un sacco di feriti in giro. Abbiamo qualche soldo dei debiti precedenti, contratti precedentemente, e allora occupiamoci di tirare anche un po' di corrente fin qua. E potremo decidere a cosa servirà questa zona polifunzionale. Potrebbe essere utile una nuova area di pulizie, certamente. Vediamo un po'. Tipo non abbiamo neanche una chiesa. Andiamo a metterla giù. Oddio. Una fuga in massa. Una fuga in massa. Ecco. C'è un uomo in mutande. Stacy sta cercando di fuggire, ma non riesce. Vabbè, vediamo se riusciamo a mettere giù. Questo deve essere almeno 5x5 e dovrebbe bastare. Nel mentre sono arrivati un po' di soldi. Allora, dicevamo i muri. E che altro? Si diceva la possibilità di pulire un po'. Allora, intanto però mettiamo una cosa alla volta, quindi una bella porta qua. Facciamo anche una porta normale. Com'è che si chiama la cosa per le pulizie? Cleaning cupboard, perché non lo trovo?
Temo che ci sia bisogno di un foreman. E perché non ho un foreman? Ecco forse perché avevamo dei problemi. Cioè, dei problemi, ne avevamo un sacco di problemi. Ok. Anche la mail room potrebbe servire 5x5. Facciamo 6x6. Con la sua porta. Un altro bel, beh, lo shop anche, che è un 4x4, facciamo anche questo un, facciamo un 6x4. In modo che ci sia molto spazio. Abbiamo avuto altre fughe, non vorrei dover fare un altro lockdown. E abbiamo ancora spazio qua. E qui ci può essere un'altra. Vabbè, anche la libreria ha il suo perché. Ok. Tutte cose che spero aiutino nella nel pacificare sostanzialmente. Allora, qui serve un altare sacrificale. Facciamo una panca, poi un paio di tappeti, perché logicamente è un posto plurireligioso. 1, 2, 3, 4, 5, e doveva essere 6x6 purtroppo, non 4, 5x6. E allora dobbiamo fare così, dobbiamo demolire tutto questo. Allora così, demolire anche la stanza, vediamo se questa può diventare effettivamente, questa diventa la cappella e coupe. Questo può diventare un altro magazzino per le scope. Perfetto. Allora, questa cappella la andiamo a arredare immediatamente. Il nostro bell'altare. La nostra bella fila di e la nostra panca. Mentre per lo shop abbiamo bisogno di un tavolo, shop shelf e un to room shop front. Intanto continuano le fughe. Due armadi, shop
shop desk. No, questo è un sorting desk, non un shop desk. Shop front. Allora, table small, shop shelf, table small, table. Ok, e adiacente una stanza con un shop front. Non saprei. Questo va costruito sui muri, quindi devo buttare giù. Allora, possiamo dire che questa porta non serve più. Dismantle. Vediamo se arriva qualcuno a smontarmela. Questa porta me l'ha sbloccata e aperta, per favore. Vabbè, qui non si riesce. Ok. Intanto nella mail room ci vuole un sorting desk e un table object. Table e sorting desk. Eccoci qua. Allora, qui vediamo se possiamo mettere lo shop front. E allora questa porta poteva quasi strana, ma facciamolo un po' diverso, facciamolo così, andiamo a rimettere un muro qua, e una porta qua. Ok. Questo è a posto, qui manca la panca, qui dovrebbe esserci tutto. Mettiamo tutti i lavori possibili. Non so bene che lavori ho dato lì. Oh, posso finalmente mettere un po' di... prigioniera in cucina. E se posso anche mettere nella cucina probabilmente la cucina dello staff, però la cucina dello staff è staff only, quindi niente. Preferisco di no. Lì teniamoci cuochi. Non penso che me li avvelenino, però. Ok. E vediamo se contribuiscono a dare una mano. Qui adesso attaccano l'altro muro. Ora, dicevamo, anche una bella biblioteca. Biblioteca. Library, eccoci qua. La library deve essere 5x5. Allora, qui lasciamo un corridoio di 2, uno di muro. E facciamo proprio... facciamo un 6x6. E mettiamo anche qui una bella porta.
Nella library servono naturalmente un sorting desk e dei library shelf, quindi un tavolo, allora, bookcase, 1, 2, 3, 4 e 5, e un sorting desk per il bibliotecario. Qui non posso ancora assegnare nessuno. Qui stanno già arrivando le merci da vendere. Il problema è lo storefront, però che non è ancora arrivato. Non so se non penso che mi serva un prete. Sorting desk forse è al contrario. Vediamo di smontare questo. In realtà non mi serve. Oggetti. Move. A occhio così è dritto, così a occhio è dritto. Siamo di nuovo senza soldi. È finita una giornata, quindi penso che alla prossima dovrebbe arrivare ancora qualcuno. Abbiamo ancora un po' di spazio nella minimum security. Novecento non è molto. Siamo andati addirittura in negativo. Ok, adesso questi tavoli sono a posto. Tentativo di fuga. Se mi finissero sto muro sarebbe il massimo. Ok, anche lo shop è a posto. Un'altra fuga. E mi chiedo se arriverà qualcuno fino a questa parte del carcere con tutte queste nuove zone. Anche se oramai sembra che siano tutti bloccati nelle loro celle e chi non è bloccato nelle celle sta tentando la fuga. Ok, morto qualcuno. Fuggiti in molti altri. E nel mentre stanno arrivando anche gli scaffali della libreria, dovrebbero esserci già dei libri. Ok, questo però perché non va bene questo? Ah no, ci vuole un library shelf. Quindi dump, dump, dump. Intanto qui la gente continua a fuggire. Dump e dump. Allora, library shelf. Capisco qual è il lato dritto e ho finito i soldi. Allora, continuiamo. A provare a raccattare abbastanza soldi. Ok.
Qui sta arrivando un po' di posta. Tentativi di fuga uno via l'altro. Tentativi anche riuscitissimi, tra l'altro. Wise Dump. Come abbiano costruito molto rapidamente queste stanze, ma non abbiano neanche cominciato le celle. Non so se c'è anche lì qualche tipo di problema. Forse dovrei anche mettere giù qualche doccia in più. Però, dai, quest'area polifunzionale sta venendo fuori proprio bene. Non ho visto neanche la gente entrare a lavorare in questa zona. Adesso ho messo giù tutti i possibili prigionieri. 7, 2. E attacchiamo la corrente dove manca. In teoria sarebbe work free time, quindi se è il momento di lavorare dovrebbero venire qua. Vediamo se qualche... Anche qua non vedo prigioniere al lavoro. Ok, ora è ora di pranzo. Stanno arrivando altri cassettiere. È arrivata la posta. Sono arrivate anche le borse per i postini. Mancano solo i postini. E forse anche qui qualcuno si sta provando a mettere a lavorare. Qui il muro, finalmente, il muro di cinta. Sembrerebbe finito, speriamo che non si incastri un sacco di gente dall'altra parte. In tal caso dobbiamo tirar giù un po' di... Tirar giù un po' di questi. O anche costruire una porta d'uscita qua. Ok. E anche qua continua a esserci gente. In teoria abbiamo gente che dovrebbe andare al lavoro, ma continua a non arrivare nessuno in quest'ala. Le porte in teoria sono tutte aperte.
Qua abbiamo... No, neanche qua abbiamo qualcuno che sta lavorando. Forse la situazione è ancora un po' troppo critica perché la gente vada al lavoro. Qua sì, però abbiamo i nostri cuochi che lavorano nel workshop. Abbiamo, sì, ne abbiamo abbastanza, ma non c'è nessuno che lavora in questo turno. Stanno arrivando altri libri da sortare, c'è gente esausta. Vatti a riposare un momento, cioè, potrei mettere giù un'altra staff room, probabilmente. Se non altro stanno portando un po' di vestiti puliti da qualche parte, non passano molto a ripulire, anche se ho messo tutti i possibili, tutto il personale di turno possibile. E a questo punto spero che cominci ad arrivare il cemento per le nuove strutture. Vedo che stanno spostando cemento in gran quantità, anche se sono esausti. E è finito un altro giorno. Domani dovrebbero esserci altri due prigionieri per un 600 totali. Allora, forse quello che mi sono dimenticato di fare... È sempre nel programs allora, questi non possono. Foundation Education a posto e qui non c'è room. Ok, alcoholic group therapy sempre no teacher. Qui possiamo sempre aggiungerne. Qui non c'è abbastanza spazio. Spiritual guidance. Possiamo aggiungerne un po' perché penso che adesso si possa usare anche la... Qui non c'è un... Forse è reschedule al program. Allora, kitchen, eccetera, eccetera. Carbonè. Sigismi. Alcoholic. Kitchen. Mettiamo tutte le possibili ore. Anche qua. Però effettivamente anche qua non vedo il lavoro, non vedo i lavori. Quelli per andare effettivamente in queste zone qua. Allora, qua dobbiamo anche mettere un ufficiale. Ok.
Andiamo la mattina e facciamo un altro po' del prossimo giorno e vediamo se la situazione è migliorata. Intanto qua stanno uscendo, questa non la apro perché se no ci sarà il rischio di fuga. Andiamo proprio al massimo della velocità e vediamo cosa succede sul prossimo giorno. Ci sono anche 37 per la condizionale. Ok. Qui c'è tutto da pulire di nuovo, anche qua. Spero che i prigionieri vadano al lavoro oggi. Intanto qui si sta spostando un po' di cemento, ma non si è ancora cominciato a costruire. Ok, i prigionieri in entrata sono 3 per 1100, 2 di minimo e 1 di media, sicurezza. Non c'è spazio per la massima sicurezza. Ok, sta pure nevicando e ci sono 0 gradi, quindi ci saranno ancora più lamentele. Siamo in negativo. Perché siamo in negativo? Stipendi di sicuro, ma naturalmente anche interessi. Non mi sembra un buon momento per un taglio degli stipendi, anche perché se andiamo a vedere i nostri i bisogni dello staff non sono a posto, soprattutto per quanto riguarda la temperatura, ma anche il cibo, ma anche il bagno. Magari ci vorrebbe una piccola staff, ma anche di qua la situazione è di nuovo incandescente. Vediamo se il nostro Mackenzie viene rilasciato. Questo è riuscito più o meno a... È riuscito a fare una volta il Foundation e l'ha fallito. Ha fatto un anno, quasi 2 anni, ma non dovrebbe apparentemente... Non dovrebbero esserci grosse possibilità che commetta altri crimini, però se ho ben capito, estimate on arrival e reoffending adesso vuol dire che sostanzialmente non è cambiato nulla, mentre per quelli che sono stati rilasciati è tipo a 24. La riforma è praticamente zero, security bassissima, health lasciamo perdere. Il valore è 270.000 dollari, con quello che ci abbiamo speso a momenti non ci paghiamo neanche il debito, forse senza neanche a momenti. Infatti abbiamo 100.000 di debito, quindi dicevo per ripaghiamo, ma non portiamo a casa un granché. Oh, finalmente qui sembra essere arrivato qualcuno, forse a lavorare. Di sicuro è arrivato qualcuno a fare le pulizie.
C'è un membro di una banda che è andato a pregare. Bene. Ha un offending rate di 81%, era arrivato con 81%. E non so se riusciremo a riformarlo questo qua. Un altro po' di taser per tutti. E intanto vengono consegnati un po' di vestiti. Stata trovata un'altra corda, eccetera. Bene, questa zona è stata ripulita e sono contento. Qui non capisco se hanno cominciato finalmente a lavorare. E c'è stata una fuga anche oggi. Ampliamo questo. E volevo togliere questa patrol che in teoria non dovrebbe servire più. Non ci sembra che ci sia nessuno a mangiare. E anche qua non mi sembra ci sia nessuno a lavorare nelle cucine. Nonostante appunto ne abbia messi tutti i possibili. Non ho ben capito questo dottore cosa è venuto a fare. Penso a... Ecco, ne abbiamo uno che sta morendo di fame. Se riuscissimo a portargli del cibo sarebbe il massimo. Nel mentre stanno finalmente arrivando dei letti e qui abbiamo... hanno effettivamente completato. Mentre non guardavo... Hanno completato, penso, almeno le pareti. E ma servono logicamente anche altre cose per... qualificarsi come cella. Qui serve una toilet. No, questo è a posto, infatti siamo già a 44-72%. Dai, qui dovremmo farcela entro la prossima puntata. Qua c'è già sangue ovunque, meno male che questa è a bassa sicurezza. Tra l'altro perché ce n'è uno di media sicurezza qua. Penso che sia diventato di media sicurezza dopo che ha pestato qualcun altro. Non riesco a capire se questi stanno utilizzando o meno le docce. Work free time, anche qua appunto... Ah, finalmente qui c'è qualcuno che sta forse lavorando.
Ecco, questo è un buon caso, è stato riformato e deve essere uno dei pochi. Era arrivato con un 22% e ha un refunding di 2 adesso, perché penso che abbia fatto un programma come cuoco. E abbiamo trovato un'arma addosso, ma nulla di che. Ed è solo da 10 ore nella prigione, quindi è già un bene. Ah no, sta studiando da cuoco, bene. Però lo stiamo già riformando, il che è molto buono. Mi preoccupa che nelle 10 ore che è qua gli abbiamo già trovato una arma addosso ed era entrato solo per guida in stato di ebbrezza, quindi una gioia. Qui non penso ci sia nessuno che stia lavorando, di sicuro non c'è nessuno che sta prendendo strutture. Oh, sembra che qui abbiamo costruito nuovamente struttura. Questa open, in modo che molto rapidamente dovrebbero finire queste celle. E quindi ecco, è quasi nuovamente sera. Acceleriamo. Non abbiamo mai recuperato la situazione da quando abbiamo fatto il lockdown nella scorsa puntata. Paio di morti, tre morti. Ecco, e sono di nuovo tutti a dormire. Bene, il carcere è praticamente quasi completo, abbiamo ancora qualcosa da costruire qua. Non so se queste nuove stanze verranno mai utilizzate. Abbiamo visto passare qualcuno, ma non un granché, se giusto qualcuno è andato a pregare, ma nel prossimo episodio spero di completare almeno queste due strutture e probabilmente arrivare all'ultimo obiettivo. Bene, al prossimo episodio.